Buongiorno a tutti! Allora, nel video di oggi, ragazzi, andiamo a provare un altro di quei kit carinissimi per fare le tortine in resina UV. Allora, questo è il kit. E no, non l'ho pagato 90 dollari, sono 90 dollari di non so quale paese, che sono tipo 11 euro, 10 euro, una roba del genere. E che cosa c'è nel kit? Vabbè, c'è la base per farci proprio la torta, visto che effettivamente io non avrei uno stampo di questa forma. Varie decorazioni, quello per attaccare al portachiavi, vari pizzi. Il risultato finale dovrebbe essere qualcosa del genere ed è meraviglioso, quindi vediamo se riesco a farlo. Allora, qua ci sono le istruzioni, molto comprensibili per me che non so il giapponese. E allora, in pratica ci sono tutte le immagini che fanno capire tutto. E vabbè, sì, avevo già capito come farlo guardandolo. Comunque, adesso dovremo andare piano piano a fare tutti gli strati, comprese le fragoline che si dovranno vedere di lato, fatte sulle resine UV rosso, ho paura. E niente, allora cominciamo subito. Allora, questa è la piccolissima base in cui dovremo fare la torta. Aiuto, è così piccola, è tipo un poco più della mia unghia. E allora, per fare il colore della torta hanno messo dei pigmenti un po' strani. Cioè, il colore che c'è nella foto, questo qui, come faccio a farlo? Con un po' di giallo e un po' di... cioè, giallo con un po' di rosso, non lo so. Questa bustina stavo per buttarla via perché pensavo fosse vuota, invece ci sono tipo due brillantini. Allora, io uso questo qui che è comodissimo per metterci la resina, un po' di zoom se no non vedete niente. E dunque, vediamo se riesco a fare un colore che può andare. Tanto mettiamo un po' di resina UV dentro. Penso che per la maggior parte della creazione userò la resina UV, quella un po' più liquida. E per le fragole, visto che ci sono praticamente solo da fare delle macchie qua di fianco per creare le fragole rosse, userò quella un po' più solida, se così si può dire. Ora mischierò un po' i colori cercando di vedere se riesco a fare un colore che possa somigliare alla base di una torta, aiuto! Ok, allora mi è venuto questo colore che devo dire che secondo me è perfetto e spero, ho aggiunto anche un po' di resina, spero che mi basti per sia lo strato sopra che quello sotto, visto che devo fare due volte lo stesso colore, non ce la faccio a farlo uguale, quindi speriamo che basti. Allora, questo lo metto da parte, direi che questo come primo strato va bene, adesso lo vado ad asciugare. Ok, adesso devo andare a provare a fare quelle fragoline, che in realtà non sono fragoline. Basterà mettere un po' di resina UV rossa qui nei lati, in modo che simulino le fettine di fragole messe proprio in orizzontale dentro alla crema della torta. Aiuto, paura. Dunque, visto che la mia ciotolina di gomma per mescolare la resina è occupata da questa resina, e uso boh, il retro di questo qui per fare quella rossa, tanto ne devo fare ben poca. Allora, eccolo qua, l'ho riempito di pigmento rosso fino a scoppiare. Vediamo un po' se riesco a fare sta cosa. Prendiamo una goccina di resina, magari un po' meno, e la dobbiamo mettere qui di lato. Oh mio Dio, cioè qui sembra carina, ma qua ho fatto un macello incredibile, devo pulire. Allora, vediamo di metterla anche dall'altra parte, questo sembra molto carino, dai. Allora, a parte che io non so come ho fatto a colorarmi tutte le mani di rosso, ma ok. Questo è il risultato, mi sembra molto carino. Adesso vediamo com'è mettendoci lo strato di crema bianca per farcire la torta. Uso direttamente quella bianca che faccio prima. Ok, non lo muovo, altrimenti sì, la resina va nei lati, non va bene. Adesso lo riscaldo e vi faccio vedere. Guardate quanto sta diventando carina! Questo è lo strato di crema, con appunto queste che sarebbero le fettine di fragola messe proprio, cioè sono appoggiate. E niente, adesso vado a mettere lo strato di sopra e poi andrò a decorare il tutto.
Allora, mettendo tutta la resina che c'era, la parte sotto con il pigmento un po' più potente è rimasta lì. Quindi, visto che tra l'altro è anche semivuoto, non so se si vede, non posso piegarlo se no si rovescia, ci aggiungo un altro po' di resina trasparente e mescolo. Oddio, fa senso, sembra che abbia un buco con la resina UV trasparente. Ok, bellissima! Adesso cuocio quest'altro strato. Sto cuocio, non penso proprio che si dica così, vabbè. E ve lo faccio vedere. Oh, guardate che carino! Niente, la parte degli angoli è sempre un po' più in su, non so perché, vabbè, però è sempre così alla fine. Comunque non è niente male, devo dire. E niente, ora devo decorare solo la parte sopra. Allora, ho ritagliato il pezzettino che facciamo prima. E volevo dare un'occhiata appunto a com'era questa immagine, perché io voglio farla uguale, bellissimo, oddio, sono sempre così belle queste cose giapponesi. Comunque, oddio, riguardando bene, a parte che non ho fatto lo strato bianco sopra, vabbè, questo lo posso fare, più che altro i colori non mi è venuto poi così bene, anzi, in realtà è più realistico quello che ho fatto io di questo. Bene, mi ero dimenticata lo strato di panna sopra, che effettivamente può essere utile, queste torte fatte così hanno sempre la panna sopra, ne ho mangiata una anche così in Giappone, quindi come ho potuto dimenticarla? Tecnicamente anche qui ci andava uno strato, ma come facevo? Vabbè. Oddio, adesso è ancora più bella, mi piace un sacco, è anche un po' bombata. E ora devo solo aggiungerci le decorazioni. Dunque, ci sono queste due, questa qui, anche questo fiorellino, adesso aggiungo tutto quanto. Bene, e arriviamo alla parte decorativa. Bene ragazzi, eccola qui, oh mio Dio, è bellissima, mi piace tantissimo, guardate che bella anche con tutte le decorazioni, oddio è una cosa troppo giapponese, kawaii eccetera, mi piace tantissimo ragazzi, oddio, e niente, fatemi sapere se questa tortina vi piace, se volete altri kit del genere, a me piacciono moltissimo, sono davvero tanto tanto carini, e niente, appunto spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con il prossimo, ciao!